fa per ragionare, si fa per ragionare. L'amore per la mia città a parte, tanto sono e cresciuto in via Ursio ma la parte. Ciao figlioli, buonasera a tutti. Buonasera, dallo studiolo di Toscana, Maremma Maiala, in compagnia di Blebla, il rapper pratese. Pratese, sì. O Pratajolo. Pratajolo. Pratajolo, come funghi. Che a Prato c'è funghi. Prato è famosa per i Pratajoli. Difatti si chiama Prato proprio perché c'era Pratajoli. No, è lui. E come lo vedo nel telefono mi fa buttare via. Sì, che... Allora, è vero, comunque è Prato Pistoia oggi, infatti visto, ho fatto il logo celeste. È vero. Ho detto sì. Questo cemeldaggio detta, io conosco l'Olimpia di qua. Ciao dalla Germania, ciao. Dalla Germania! Fidersen è quando tu va via, e lo penso. Oh, io devo sapere Kartoffeln. Kartoffeln, sì, patate. Chiuso. Che le patate è buona con tutto, tu ti sbagli. La è buona sia fritta, non umido, lessa. Qui pesce, la carne, si mangia per tutto. Blebra, forza Inter! Forza Inter. Sai dell'Inter? Io sono per l'Inter. No, insomma, tutte disgrazie. Va bene, grazie. Tutte disgrazie. Ciao Pasquale. Mentre i doni della Pistoiese si deve stare zitti, perché dice si va benino ultimamente. Io non seguo più sì, nulla. Da, è risalita, era in Serie D, poi è risalita. Ora no, anche quest'anno neanche la Fiorentina l'ho vista due volte e basta. Poi non ho seguito più. Anche perché ultimamente il calcio sta diventando. Mi fa un po' cagare, diciamo, sta diventando una cosa. Il 3 agosto c'è il passaggio del Prato. Allora dice il 3 agosto ci si butta tutti. Nella fontana piazza ma di Corso. Allora chi l'ha comprato il Prato, si sa? Qui c'è qualcuno che inneggia la Juve, forse Prato. Io tanto non gli leggo i commenti, sicché non gli leggo, lui te lo scrivete, non gli leggo. Anzi, ah, è vero, giusto. Vi banno, vi devo bannare insulti tipici toscanacci. Ci ti vogliono insulti. Ma non è vero che non si insulta la gente. No, diciamo comunque quando si va a giro. Perché per noi il moccolo è un intercalare. Però per dire se ti dico vai no, a cagare. La maggior parte delle volte quando ci si offende le mamme è proprio segno di rispetto. Sì, perché, no, comunque che tu ci tieni una persona, non a gratis, ovviamente. È vero, perché. Però tipo, così non segno d'affetto. È difficile spiegarlo. Sì. Fuori dalla Toscana, non lo perché capiscono. Uno dice come fai a usare un intercalare? Io mi ricordo una volta sera io con mio collega a lavorare, arriva un camionista, questo camionista non era toscano, sicché arrivò lì e io sa, si lavoravo, vieni io stupido gli facevo io, vedi cretino, ma che cazzo fai, vieni bombato a lavorare tu pigliassi per il culo, e c'era questo camionista che era rimasto sconvolto e gli fece, minchia, era siciliano, ma ti fai offendere così, gli facevi no, veramente non si scherza, però fece fatica a sì, capire. Sì, no, ma infatti e perché... E ci dice, io non vi capisco. È difficile da far capire, effettivamente. È difficile. Cioè, è talmente facile, come dialetto, diciamo, è un po' più agevolato rispetto agli altri, perché è più simile, diciamo, alla lingua italiana. Però far capire che offendendosi... ci si può bene, sì, non è facile. Non insomma. È facile. Io voglio fare il preservativo con la scritta Maremma. Hai sapore di Lampredotto. Ci sono più profumati. Hai sapore di Lampredotto. A me non dovevo ciucciare di sa di Lampredotto o salsa verde e piccantino. Buono, buono. Potrebbe essere. No, non ci si tiene anche. Certo, giustamente. Gli altri. Vabbè, un trend magari. No, che poi avevo inventato il capolino 32, ora esiste davvero, non lo fa. Saluti da Milano. Da Milano, grande Marco, vedi tanti fans ragazzi di Blebla. Ciao figlioli! Ora farò anche una canzone su Quarrata. Ha deciso. A Quarrata cosa c'è? A Quarrata non c'è una sega, potrebbe fare il nuovo ritornello. No, cioè, dai, comunque a Quarrata ci sta bene. Ci sa la magia, ci sa la magia Villa Medicea. Fra l'altro, certo, ecco comunque. Che ho pigiato ora, ci tempola. E a Cosso, a Prato, allo Stelvio, speso okay. L'estate, è proprio in cima fra la Svizzera e il Trentino, non c'è niente, no, ma c'è un paesaggio bellissimo, c'è le mucche, c'è natura, fine, basta, mega bella. Quella lì poi, una bella canna, no, no, che è scritto, la bella canna, non capisco, la bella canna c'è scritto.
Però lei ha messo l'H, come dire, La C mangiata. perché vede, non è toscana, secondo me. Allora, Dalla Romania si vede che gli è un piacere. dalla Saluti Romania, romani, saluto alla Romania. italiano in Romania. Ragazzi, va. Un abbraccio ovunque tu sia. Davvero, questo è una grande frase di rap, di freestyle. Di freestyle, come si dice. Noi, giusti, dai. però, infatti, voglio dire, quando fai gli spettacoli, organizzagli per bene. Perché non si può arrivare a dire manca la corrente, manca il parco, E manca. soprattutto non dite quanta gente tu mi porti, perché tu sei del Madonna. locale che deve Davvero, anche a portare te, ma chi mi porti? Madonna. Ma fai amici, fai i miei amici, guarda, gli fai io, se, che c'entra, non è che c'ha gli amici, sì, infatti, non è mica bene, il compleanno, quando tu chiami l'imbianchino che gli dici, oh, quanta gente tu mi porti, no, ti verrà da sé, ti fa le cose, chiuso, perché bisognerebbe far capire per bene che gli è diventato un lavoro. Diventava un lavoro. E gli è giusto essere pagati, perché comunque ci si spende il tempo, dei soldi Tempo, dietro. soldi. Poi tu gli fai le cose e dai, con un panino, una birra. A me mi è capitato, guarda, No, io si ordino. fa una cosa, ti do 3 o 4 birre, e gli ho Sì, detto, io domani poi alla posta con 3 o 4 birre gli pago la bolletta a va, quelle lì, non credo. allora, a me 1 chilo d'arsenio, devo portare. Addirittura. No, però. Io ora ho per dire, infatti, nei posti dove mi dicono, no, chiuso, se tu vuoi, tu No, vai, infatti, ma è è giusto se giusto. così. Poi, Vedi, insomma, quando c'è chiamano tutta la una gente. lavorazione dietro, ore e ore di filmati da montare, poi ti Perché uno piscia sì. clic e vede i 3 minuti di video, dice sì, bellino, no, fa cagare, Arriva a però salvare una cosa, dietro. magari tu devi rivederla, no, porca miseria, io tutto a capo e ti tocca ricominciare in una giornata, e sembra, però se tu vuoi fare le cose fatte Ma bene. infatti, però è difficile farlo capire ancora È in vero, è vero. Toscana, forse in qualche altra regione un pochino meglio, Sì, però sai, come sì, credo sì, è vero. cioè, c'è da pagare le bollette, figlioli, e fai per una ragione, se voi volete la gente a cantare, ed è così. Alle cascate di Saturnia c'è il miglior panorama. Lo so. Allora, Saturnia gli è in Lazio, se non mi sbaglio, giusto? Deve essere il cavallo, mi pare. Se non mi sbaglio, a quelle parti E lì noi per non fare filo di merda, si ci va a fai vedere, internet. giusto? Perché rompisi i È coglioni vero. come il Toscana, film Aldo Giovanni già. Ma in che bustata no, girare? provincia di Grosseto. Però Ora Bassa ci fanno Toscana, colosi. mamma mia, bene, Ora grazie, grazie. sta a vedere Comunque commenti. penso sia Bassa Toscana. Sì, è proprio ai confini del Lazio. Cioè, Chiediamo scusa allora agli abitanti di Saturnia, però pensavamo. Allora, con 50 minuti e 173 euro si va a Saturnia. Sti cazzi, ma da dove? da Da qui. Pisa? Io penso da qui. Sì, ci sono altri 100 euro per a Ma Pisa, per infatti, perché? Ma che parcheggio. se lo costa una sega, osti. Si fa prima a macchina, quanti provincia di chilometri Grosseto. c'è da qua? Vabbè, insomma. Allora, preso da Prato e voglio essere rispettato. Perché sono di Prato? Ah, perché sono di Prato? Ah, perché se di prego voglio essere sì, c'è il E poi c'era il detto. continuo, che era il marocchino, No, no, com'era? prendo la mela e la cibiamo. Tiribao. Ah, no, io sapevo Tiribao, diceva a Prato, Anche sì, a seconda. Ma questa comunque è malaparte, Questo è il corso di perché tanti Malaparte, è nel libro appunto di Maledetti credono che Toscani. sia un detto di nato a Prato da ragazzi, invece no, questo è No, no, lo storia, eh. scrisse proprio corso di Malaparte, che tra Sono di l'altro Prato e voglio ci sono essere cresciuto io, c'è rispettato. questa cosa qui appunto strana che lui gli hanno intitolato la via dove Ma abito lui io. gli era di Prato proprio? Lui gli era di Prato, però c'aveva il babbo Un zio, tedesco e la mamma tipo c'aveva lo zio. Loretta. La sua zia stava a Tizzana, io me lo ricordo. Quando ancora non c'era nemmeno. No, lui in teoria è italo, cioè è nato in Italia da padre tedesco e madre milanese, se non mi sbaglio, non ricordo Sì, male. senza Lille non si l'allera. Va, frase famosa, Quando anzi, si ha Prato. finito. Io ho sentito il disco nuovo, cazzo, è molto impegnato, eh. Ci sono 17 Cioè, canzoni. no, ma proprio a livello di testi, cioè, non è il classico rap che finisce con O, finisce con A, tipo, sono di ghetto, mangio questo, Sì, cioè, Pistorio, sono sento. testi impegnati, cioè, Grazie. di No, belli, belli. comunque, E che si insomma, parla sì. appunto di Malaparte, si spiega anche di Prato, ma Sì, non si solo, spiega una un po' sezione di anche di cose. quello è perché uno ci tiene così Sì, tanto no, infatti. a questi posti qui, che alla fine uno può dire,
Posso dire la stessa cosa della zona dove sto io, va bene, però raccontami come Raccontamela, mai. perché E tu io invece vieni. poi anche nella canzone spiego proprio perché c'è tutto il È discorso vero, è vero. dietro. E Rosso, mi chiama anche la di chi fa Rosso, Rosso, un'altra canzone parla del bella, bella. vino Che a me toscano. quella mi chiama particolarmente perché chi mi conosce sa che io bevo solo vino rosso, sicché. E Però stasera ho infatti l'acqua. stasera ci sarà l'acqua, no Fino alla vabbè, fine. può far caldo, Poi sembra fa fuori. caldo, ci si schianta. Lì ha fatto tutto nell'epoca medievale perché comunque il vino rosso toscano risale a quel periodo lì, se non prima. Sì. Quindi insomma è vero, lo bevevano romani e quant'altro, ma io proprio quello Che lo bevi a Roma, toscano. è il romano, perché c'è una volta a me mi fa, no, non mi garba, la cucina romana fa paura, ma il vino romano non mi garba. Vino noi Poi noi siamo, guarda, c'è siamo di figurarsi. parte, perché, Se tu dici prepariamo una carbonara qui e tu lo fai lì, è sì, un altro discorso. capito. Però magari per quanto riguarda il vino, effettivamente siamo messi abbastanza bene. Matteo Pancani, Facciani, io comincio a vedere sfocato. Pancani, Pancani. Matteo Pancani, un Ciao saluto, Matteo Pancani, ci perché si saluta, non è paura. ragazzi hanno paura. Anche se Oh, fatto. 5 condivisioni, aspetta, la condivido anch'io sul mio profilo. E poi un'altra bella tua, mi ricordo quella con quel ragazzo di Pornese, come si chiamava? No, Pisano, Manu Pisa, comunque mi CHL, ero sbagliato, ma Granduca di se mi Porto. sente o mi sguardo come l'età, ti chiedo scusa perché No, so cosa vuol dire Pernino. sì, abita in provincia, però sì, di Di Pescara, non è Pornese. di Vai, Pisa, allora, Pisa. adesso ragazzo di Bari, ormai. No, sì, Manu PHL, che si è fatto Manu, insieme, siamo gente di Toscana. lui ha fatto Gente Toscana, Anche te è Borda, una. No, si è fatto Granduca di ah, Porto. Granduati Poppe. Ce l'ho tutte in macchina, ce le ho Granduati tutte. Pop, ora curla tutte perché Io ora visto ce l'ho io. tutte perché ci Oh, se stavo. voi volete, potete scaricare su iTunes, Spotify, Comprandole, Android. pagandole, perché bisogna. Android, poi oh. A te ne impari a memoria. Le Ma canzoni? come fa un ecco, io mi chiedo, uno che, come te che fa musica, che c'ha, sa, uno come Vasco Rossi c'ha tre righe finite, c'ha tre righe nel senso, Sì, poi vabbè, poi c'ha le Vasco. sue righe e c'ha le sue righe scritte, io intendo quelle scritte, che ripete, ma anche Ligabue sono testi, comunque sono due strofe alla Corti, fine sì. ripetute. Uno fa rap, c'ha dei testi lunghissimi, c'ha allucinanti, che tu passi da. Ci vuole tanto lavoro dietro, appunto, quello Bisogna si diceva che proprio. uno pensa di chiamarti lì per un'oretta, no, no, Gesù mio, Ah, ecco. pensa di chiamarti lì per un'oretta, invece dietro quell'oretta c'è un monte di tempo dietro. Io per dire, prima di fare un live me lo ripasso almeno una cinquantina di volte, cioè, Cazzo, quindi, certo, sì. anche perché, insomma, la di tante parole, Quello, cioè il infatti, talmente rischio tante parole tutti inceppi, no? Quindi che. niente, ti dicevo, comunque si sta facendo un po' di cose, si sta preparando dei videoganzi, appunto si stava pensando e comunque la maglietta potrebbe essere Potrebbe una new entry di fare un video nuovo, no? evento, Che ne ma dici? Perché potrebbe no? essere, Magari vengi, fare. sta arrivando la nostra regista, a quest'ora si viene a lavorare, Salve, dentista. licenziata, allora, fai vedere che ti hanno fatto, faccia vedere i dati in diretta alla gente, ti hanno trapanato? Era abbastanza sudicio il suo dentista? Ecco. Importante è pigliare più batteri possibili Sì, dal no, fa dentista. parlare del dentista, no, sapete. Il mio dentista non usa guanti, è differente dai vostri. Davvero? No, no, lo sai, io davvero avevo anni fa un dentista che non usava guanti e si lavava le mani con quello spirito. Poi smise di andarci perché Dopo il terzo dente ma dondolava. anni fa. E niente, allora torniamo alla villette. Voi mettete a sedere? Vai, vai. Ti vedo. Ma il cappottino che suit fa l'uscita invernale di Fabrina? Che c'è scritto? Metti cappottino che se tu fai Ragazzi, le l'uscita. virgole! Le Ah! virgole! Le No, virgole! Le virgole! è l'uscita in vera, bellina la battuta però. Dai Mucello, il Mucello, ciao figlioli del Buono, Mucello! il Ci ho girato Mugello! il video di Rosso a E Scarperia. che avete mangiato? Tortelli? No, lì perché c'era una festa, si mangia donnioso, poi per fare il video di Rosso, che parla del vino toscano, più che mangiare. Sei bevuto, Se è certo. bevuto. Infatti poi a tornare mi ricordo dove c'è l'outlet vicino a Sì. Barberino, lì c'è tre rotonde prima, poi
Sì, che una io sbaglio sempre poi a diritto ai Schieti, da quelle parti lì. Sì, sì, sì. E sì, praticamente sì, avevano in tutte e tre le rotonde tutte e tre posti di blocco. Quindi ho detto meno male, perché se mi fermavano stasera mi levavano anche i codici fiscali. Ma che scherzi. Però no, no, lì, adesso, da Maranello. Da Maranello. Da Tavernuzze! Tavernuzze! Tavernelle? No, Tavernuzze verso Siena. Verso Siena? No, quello è Tavernelle. Tavernelle Val di Pesa, ma Tavernuzze penso sia sempre più in giù ancora, più in giù. Credo, eh? Ho detto una cazzata. Ce lo di, ce lo di! Ce lo di, ce lo di, ce lo di! Boia! Da Paperino! No, da Paperino, ragazzi. Quando tutte le volte vuoi agire, okay, e gli dico a gente che non è ovviamente toscana, guarda che a Prato c'è un quartiere, siamo a Paperino, e non ci crede nessuno. Non ci sa, Midolla, per dire, di là. Tutti questi paesini hanno questi nomi strani, Midolla, Paperino, Panicagliola, la femmina morta, l'uomo morto, per dire, tutto morto qui. Che paesino verso Pescia, e chi c'era? Uomo morto e poi uomo vivo si trovò anche? C'è certo paese, uno morto, uno vivo. E beh, che Cantagallo. Cantagallo. Montemurlo. Montemurlo. L'Impruneta, L'Impruneta. Ah, l'Impruneta. Da Fiesolae. Da Napoli. Da Fiesolae, da ogni parte del mondo, ragazzi. C'è qualche duro che ci segue da, vediamo un pochino, un paesino strano. Dall'Abruzzo. Dall'Abruzzo. Da Mafera. Da quei posti. Dall'Abruzzo, se c'avete due rosticini. Io vado in Abruzzo, quindi... Va. Vabbè, due arrosticini si vediamo volentieri. Arrosticini si dice rosticini o arrosticini? Arrosticini. Due arrosticini io gli piglio volentieri. C'hanno buona anche la grappa lì, come la si chiama, ora me le ricordo. Di una grappa buona, la liquirizia. Ah, la grappa alla liquirizia. No, il liquore alla liquirizia. Il liquore alla liquirizia. Il liquore alla liquirizia spacca un monte. Da Viterbo. Da Viterbo, ragazzi. Da Viterbo. Ma chiamateci a fare una serata da queste parti lontane. Non si viene, Da Bruxelles se c'è broccoletti buoni. Là. Io fo così, a Bruxelles c'è broccoli davvero, i famosi broccoletti. Siete fidanzati, no? Io sono sposato. Ma e lui con lui? No, noi non siamo fidanzati. No, noi ancora coppia allora, di fatto. Ora va di moda questo discorso di coppia di fatto, ma io... Magari si potrebbe fare outing per vedere se si incrementa un po'. O te va da zero, altro successo gli ha fatto facendo finta di essere buo, per dire. Ha avuto molto successo. C'è chi ci crede ancora, per dire, ma lui già trombava le meglio fighe. E ci sta. Io, Roberto Tinti, Tinti, tra Tinti il tetto, ma è che tu ti intendi Tinti di Tinti. Ma che parere della prodotta faceva la Maria in via Novoli, Maremma Scorporata. Forza Pisa, Firenze. Questo è di Pisa. Forza pure. Pisa. Giustamente perché è pisano. Ci sanno pisani. Ma io sono mio di tutti, All'infuori che non dico di chi. Ci ha rifatto la solita domanda. Allora, io sono fidanzato con quella che adesso sta riprendendo e lui ha sposato con una ragazza che si chiama con quella che, come quella che adesso sta riprendendo. Si chiamano quindi... le Marine. C'è il panettone delle Marine. Ora le Marine. Le Marine. Oh, allora. Venite a scimmiare a fame chimia. Ma schimmiare, che scimmiare? A schimmiare. Prima si fa a schimmiare. Prima, vale, il cocchino ci sa. Cocchino, breve, ma seminato marijuana dappertutto. Sto scherzando, si sta scherzando. Che, allora, venite a schimmiare. Quello che fa avanti e indietro Roma-Firenze, sono sempre in Roma. Ah, ti spiego, Diego, secondo me la storia gira tutto in mano ai soldi, capito? Chi c'ha i soldi comanda, chi non sa comanda se va a piangere il sacco. Oh, bellissimi romani, mica, io sono stato a Roma, mi sono troppo canzi i romani. Ma poi romani toscani sono parecchio simili. Sì, sì, è vero, ma è vero. Anche in dialetto c'è delle parole dentro. Ma poi loro sono come noi, che si offendono anche loro. Perché sì, se te pensi, effettivamente, mortacci tua, mortacci tua... Insomma, è pesante come cosa, però come questa roba qui, detta in un'altra maniera, secondo me è un altro spirito. Perché cosa vuol dire di mortacci? Sarebbe i morti, sì, i tuoi morti, sì, i tuoi brutti morti, sarebbe così, è brutto, effettivamente. I tuoi morti, cioè, insomma, uno ci fa un po' male. Mortacci invece è come di. Ah, oh, maiala di tua mamma, dice, oh, la maiala di tua mamma, il più bellino. Maiala di tua mamma, vita, maiala di tua mamma.
Oh, ma che cazzo vuol dire? Beh, ma che vuoi? Ah, che vuoi? A me ha detto, ma, oh, ma che... Sai, mi ha dato una bella idea, mi ha dato una bella idea. Voglio fare una cosa romano, un doppiaggio romano toscano. Gianni guarda Bebla. No, allora posso puntualizzare un attimo. Blebla con due L. Lo so che gli ha un soprannome che non mi garba neanche a me, però no, perché, ed è Blebla, perché praticamente Blebla. E nasce da un balbettio tra amici, andando a sera artici una sera, e un miliardo che volevo dire, però mi venne fuori Blebla, no? Blebla, e questo lì si è tramutato poi in Blebla. Quindi capisco se Bebla, Bleba, sì. Si confondono, però è Blebla con due L, meno si taglia la testa di sì, toro. Sì, sì, no, è vero. No, poi Ganzo come nasce i soprannomi, sì, anche io non sì, però ho visto, poi si chiamano così, vengono da lì, ma i pastori maremmani. Allora, io ce l'ho un pastore maremmano, Osbardo. Osbardo, bellissimo. Sì, perché deriva, in gaelico, Osgard sarebbe il guardiano della casa, quindi gli è tutto... Sì, sì, ma senti te... Praticamente, pastore maremmano si chiamerebbe pastore maremmano abruzzese. E l'origine del pastore maremmano, l'ho letto tempo fa, se non mi sbaglio, viene dall'Abruzzo, che poi, siccome nel primo dopoguerra, mi sembra, o ancora prima, c'hanno le distese come ci sono noi in Toscana, Abruzzo, hanno esportato, diciamo, questa razza, portandola da noi. Anche e da noi l'abbiamo incanalato nel, praticamente, nel, come si dice, nel... dirigere il gregge, va bene? E quindi da che essendo stato abruzzese, sì, il Marello poi l'hanno, poi... l'hanno diciamo istruito per le pecore, è un pastore maremmano abruzzese, però teoricamente dovrebbe essere questo, comunque figlioli, e c'è Wikipedia. Poi a quei tempi non c'era internet, c'era una sega dopo guerra di Abruzzo per dire... C'è chi il... è il vostro chef preferito? Ma io me stesso. La mia moglie perché la cucina lei. A me gli chef mi fanno cacare, io gli strapperei quei fogli di danno, gli strappi e gli ci fa pure il culo. A tutti gli chef. Premesso, perché noi ci vuole il coho. Lo chef, zoom, lasciamo fare, se no poi ci censurano. Il coho, il caposale, il coho. Chef è... Un cane che si è plasmato con il tempo, nessun incrocio. No, infatti non è stato infatti, mai... non è detto che sei incrociato. Della Marsica Capruzzo, vedi, infatti mi danno ragione il pastore maremmano, appunto originario abruzzese, di questa distesa della Marsica Capruzzo, e poi dopo è stato portato da noi insomma, dalle zone alle di Grosseto. Oddio, io intanto che si blocca ogni cosa. Qui intanto... Io ho ritrovato la maglietta di parte... originale di quegli anni, è tutto un altro personaggio, è tutto lungo, fa poi tutto. Vabbè, si scopre delle cose sulle storie dei cartoni animati, tipo tempo fa ho scoperto che praticamente c'era i Puffi, tutta un'immaginazione di Gargamella, sì, perché se te tu leggi la storia vera, che è di un francese mi sembra, che praticamente Gargamella mangiò questi funghi allucinogeni e si immaginava Puffi. E da lì è nato tutto il discorso. Ma infatti, cartoni sono tutti doppi sensi, eh? Alla fine o funghi, o. Te guarda. Pollon. Guarda, come si chiama? Vedo lì. Alice nel Paese delle Meraviglie, gli ho un acido. Chi l'ha scritto gli ha preso un acido per fare un cartone che muore. Per forza, dopo tu ci pensi. Ma poi si vede falli, cazzi. Tu metti fermi in mai. Io ho detto, vabbè, saranno cazzate. Siccome c'ho l'assetto originale. Un giorno mi mise a vedere, è vero, c'è tutti questi cazzi che passa in frazioni di secondo, cioè delle cose allucinanti, non so perché la Walt Disney fa vedere falli ai bambini, che messaggi... Probabilmente, sai, se chi già fa i disegni, magari a che tempo disegnare a mano, se questo qui gli può fare uno scherzo, ci mette in fila ogni tanto... se se ne accorgano, penso... Poi ora ci vedono massoni, ci vedono le cose strane, ma... Non credo sia. Beh, bello, aspetto, siete più vino o birra, ma tutte e due. Ma io vino, io sono vino. Io sono anche un po' di più per il vino, però la birra d'estate ci sta. Io invece però... continuo ad andare a vino anche d'estate. Oh, va bene, lì. Poi, potendo cambiare qualcosa della vostra città, cosa cambiereste? Sindaco? Io non posso. Io sindaco, però non dico quale città.
che Io un po' più posso esprimere perché è tutto un automatico. No, poi noi ci si lavora anche nel senso. Sicché in realtà si. No, vabbè, bravi, non bravi, li... io niente. Sicuramente cambia tante cose. Un po' di puttanale si potrebbe cambiare, via. Sì. Allora, Chianti o Sangiovese? Chianti. Chianti, io sono più il Gallo Nero tutta la vita. Chianti, Chianti. E il Gallo Nero che per me. Non togliendo niente di Sangiovese, ti è buono anche Sangiovese. Buono anche Sangiovese. Però. Sono tutti buoni i vini toscani. Se fossi miliardario per un giorno, cosa faresti? Pago ad ogni cosa, tutti i debiti, e meno poi il giorno dopo sono povero, però non ho più da rompere con nessuno. Ma, oh, ragazzi, io sai che fo, come cura tutto, peggio la San Cima in Monte, ma in, dicevo prima, va a fare le vita. Porto una sega, però dice miliardario, ma è vita. Il senso. Certo, certo, non tornato a spendere nulla. Sicché se tante mi fruttano, tante mi durano. Però per un giorno. Per un giorno. Ah, per un giorno? Per un giorno. Ah, allora te lo tiro un culo per un giorno. Fa un coso. Ci sarà un sistema per fargli fruttare il doppio in un giorno questi soldi. Ma se no, scusami, te in un giorno. Io ti rendi miliardo. E poi chi mi rimane. Anche volendo si fa anche così. Però per un giorno tu potresti pagare tutti che te da pagare. Tu compri tutti che tu ti puoi comprare. Il giorno dopo non ti una più una lira. Ma però. Te li piglia tutto perché se tu c'hai. No, perché miliardario per un giorno, poi il giorno dopo sono dai un'altra volta. Allora sono sì. Normale, però in quel giorno lì il che ho da spendere spendo. È vero, sì, perché non è che puoi dire. Però l'unico problema è che la banca bisogna vedere se ti bonifica tutti questi soldi. Il bonifico. Perché poi c'è da capire, miliardario con le lire o miliardario con l'euro? Sì, perché miliardario con le lire mi fa poco. Miliardario con l'euro, forse. Miliardario con l'euro, insomma, mi c'è una bella soddisfazione. Dobbiamo comprare adesso. Ma io farei tutto nel fuori la vita da ricco, perché a me i soldi mi fanno, cioè, la vita da ricco mi fa schifo in un modo allucinante. Io potessi che un bel lago, una bella casa in cima in monte, fine, e fa un bel muro più messa vicina, potrò metterci anche un esercito, c'ho miliardi, certo. Il più messa vicina gli tiro, non voglio sapere, non venite a rompere i miei coglioni, per solo piacere dirette, basta, solo dirette, si farà una diretta ogni tanto perché fa uno spettacolo. Ma voi ci andavate all'insonnia? Aspetta, l'insonnia è quella a Ponte d'Era, Ponsacco aspetta, mi pare, no, provincia di Pisa. No, l'insonnia non ci sono andato. Io sono andato una volta, però si chiamava già Dress Code, no, che un mio amico tempo fa mi disse, diamo stasera, c'è le figlie, c'è cose, no, si beccò la serata gay e ci andò bene. Poi c'erano 5 maschi, pensate, no, di Dio, io andavo, sono stato 3 o 4 volte ai Jais, per dire, a tempio, andare a Jais, davvero a Empoli. Siete fuori, sincro, si sente prima la voce. Allora facciamo così. Come si fa? Perché se poi... è basso lì. E poi, comunque, oh, chi lo sa, magari più avanti... Sai, chi lo sa, ragazzi, la cosa nasce cosa. Noi ci siamo conosciuti veramente, una volta a giro ci si trovò. Per bene stasera, diciamo. Per bene stasera. Poi di fava, come dire, mio amico ci si conosce anche, no? Di fama, via, diciamo così, perché no, detto così è brutto, effettivamente. di conoscenza. Fa anche un po' senso. No? Detta così, effettivamente. No, comunque ci si conosceva già comunque prima, però diciamo, oggi gli è stato il consacramento, no? Il consacramento della storia. Che sì, ci siamo conosciuti, quindi ora guardiamo un pochino... Sai, poi le cose ti viene... Ispirazioni, sì, aspirazioni. Vogliamo dire se c'è qualche data tua? Ora no, ne avrò a settembre, riparto a settembre direttamente. C'ho almeno andata a vedere Brebla. Sì, ho detto bene Brebla. Sì, Brebla. Sì. E ci avrò un paio di date. Allora, una di Valdarno, che è a Montevarchi, però è un po' più in giù. Quindi Valdarno ci sarò più tardi. Sempre a metà settembre, ancora vado a confermare la data, poi un'altra a fine settembre sempre nei dintorni di Arezzo, e poi con il progetto si sta facendo, sta girando tutte le scuole d'Italia,
ci sono degli agganci per la Val d'Aosta, quindi Ma va. diciamo che verso novembre, dicembre sì, si andrà a prendere un po' di fresco anche lassù. Sì, no, ci sarà un monte di guaioli, ci siano. Comunque gente da tutto il mondo alla fine, Da tutto il monte. Da tutto il monte. L'accoppiata di leggende La è coppia stata una bella cosa. vincente. Mi sono divertito tanto, devo essere sincero. Perché Yeah. no, uno racconta le cazzate, invece qua mi sono proprio divertito, sono venuto veramente bene a farmi mozzicare dalle zanzare. Sulle E zanzare. va, fanculo, va bene, la Questo prossima è volta. 100, Questo è un un muro che si può toscanizzare, però è un La po'. mia gamba quando c'è quegli lì che vogliono emettano il la davanti a tutte le parole, no? Tipo la, a parte si usa verso Prato, Firenze, metti tipo la mia cosa, però non è che vada, cioè No, va in depo il la, la mi fa, la mia cosa, ma e quando ce lo mettono, ce lo incastrano per per forza, forza non va che non bene. ci va, pure le hanno la sci in delle parole che No, perché teoricamente sì, mi è capitato tempo fa, praticamente se la parola inizia con la consonante C ed è preceduta dall'articolo infatti, femminile, femminile, allora la C la si leva, se no, se è la maschile, coaola per dire, se no il coaola, coora, a seconda di il come tu lo coaola, dici, perché la coaola. anche dice Io dico il coaola per dire, ho sempre detto il i, coora, i, anche a però, me mi torna meglio il coora, però c'è anche dice la ola, la coaola, però la ola, la coaola, le ultime, poi ripiglia per bravo. la coaola. Ma è grande, allora, il signor Moruzzi, sì che lo ricordi il signor Moruzzi, si è collaborato tanto, è stato un chitarrista con me per un paio d'anni, Ma senti te. quindi insomma me lo ricordo molto bene, un saluto. E poi tanti saluti da un sardo tosco bolognese, senti, Senti te. mi verrebbe farmi fare un piatto da lui, Ma lo fa, lo sa. sai che non ti tira fuori, cannonà Il un maialino con ragù, dentro tortellini. cannonà un bel da bere. Poi saluto a noi salutiamo sempre Facciani, tutte le dirette, un saluto a Facciani, un saluto Ai bar, ai Vanni, ai Lotti, Tatanga, un saluto ai nostri amici che ci aspettano sempre nell'aldilà, e nell'aldilà. quando ci saremo da di un paio, però Andole. via, dai, mi dispiace perché guarda, andrei avanti davvero Sì, è un altro pochinino, le dice. mani ce l'avete lerce, Io le mani ce perché l'ho no, io non lerce, ce l'ho no, perché io ho lerce. lo slogan le mani lerce, Ah, sì, giusto, giusto, giusto. sicché, infatti si chiama lo spettacolo con le mani Giusto, giusto, è fatto lerce, anche per con le quello. mani, Che con va a le mani. lavorare, ci va così, intanto per Dove passare. fare alle 6? Che devo, Che che dovete dovete fare alle 6? Ci si alza perché la Ma, giornata inizia alle 6. sa, uno non è che, uno credisce, perché la gente pensa, non so se te lo schiera mai, va a lavorare, oppure, ora l'hanno smesso, prima c'era va a lavorare, vai, ma te non ti preoccupare, lo so io quando, non è che te lo devo dire a te, Infatti, quindi non sono voglio io che devo fare, che venga a dire, rompere i coglioni a te. pa, pa, sempre sui baugiamoli, no, non ci sa, no, io ho visto un rione di drago, leone di drago, c'è il leone, drago, pantera, istrice, e a quadrata fanno Tipo penso il torneo di Rioni. sì, torneo dei rioni, l'unica cosa che ci sa in questo paese, poi ci sa la ciclabile e le buche e i cigni da far l'erba. Quando fa l'erba non la tagliate a cazzo di cane, tagliatela per benino, no a chiazze, se no vengo io il frullino in mezza giornata vi fa tutta quadrata per bene, ecco, no, volevo per dirvi proprio, ogni tanto si tira una Gli va detto pure. oh, allora Buaioli, io chiuderei qui perché mi fa male la schiena. E non ce la puoi più a star sedere, sono sudato marcio. Poi esigo di una sigaretta. Quindi nulla, a me mi ha Allora, fatto piacere questo incontro. Marco Lena Blebla, grande, andate a vedere i suoi video. Se chi Su non lo conosce, YouTube, se infatti lo volete. conoscono tutti. No, Ma vabbè, chi non comunque lo se volete conosce. su Blebla TV c'è proprio il canale di YouTube. E grazie E io a te ringrazio dell'ospitata te stasera. della compagnia di Ci questa ringrazio a diretta. loro di averci seguito. Ringrazio sempre il pubblico, perché il pubblico Certo, è perché se non c'è il quello. pubblico e non c'è neanche gli E artisti, non adesso c'è va neanche gli detto. artisti. È vero. Fuma, fuma. Vada Freddy, ragazzi. Freddy, chi glielo conosci, intanto mio? Boh, penso di sì, ho detto wow, Allora un allora. saluto. Ehi.
Comunque, aspetta, ero curioso. Ora comincia a scrivere, si chiude la diretta, ci tempora. Chris Crustina, Crustina Sara, una, madonna, ma scrivete per bene, una fiaccola per cosce la carne. Sarà una fiaccola per cosce la carne? No, sono messaggi di prima. Quanto costano due notti a Baugiano? Non lo so, non penso ci sia anche per tu dormire. Metti, tu ben intenda. A Baugiano tu ci vanno in mezzo al bosco, c'è cinghiali, c'è mica nuda, che credi che ci sia? Io ringrazio. Oh, Bucaioli, io vi saluto. Ragazzi, che magliettina e io non... XXL, ragazzi, double X, che sennò qui non si scherza mia. Un saluto, forza Prato, forza Pistoia, ma soprattutto forza... La Toscana, viva Toscana. La Toscana. Forza, stavo di fica io. Forza fica. Sembra chiedere lo slogan di un partito nuovo. Forza comunque... fica. Allora, noi vi si saluta e ci vedremo presto. Poi, se volete rivederci, ce lo scrivete. Ci vedete, infatti, ecco, ora visto YouTube hanno la cosa di dire più voi cliccherete, più e noi torneremo solamente se voi... noi faremo questa cosa anche noi, se voi quindi scrivete... Quindi vuol dire che se tra tre mesi non ci siete, vuol dire che non c'è cacao nessuno. No. Bucaioli c'è de paste, bucaioli nenno fresche, de maiale alle finestre. Buonanotte. Ciao figlioli. Si fa per ragionare, si fa per ragionare. L'amore per la mia città a parte, tanto sono nave cresciuto in via Ursula.